Ed eccoci qui amici, prontissimi anche oggi per tornare in Lombardia, una bellissima regione italiana, insieme al nostro chef Antonio Di Giovacchino che oggi ci preparerà un grande classico, veramente un grande classico della tradizione milanese. Andremo a fare un osso buco alla milanese. Bene, questo è un piatto che appartiene veramente alla tradizione più autentica della Lombardia e soprattutto del milanese e che è conosciuto un po' in tutto il mondo, giusto, per questo, come dicevo, alcuni piatti sono conosciutissimi. Così famoso. Peccato che li facciamo poco. Eppure anche credo sia anche un piatto abbastanza semplice. Semplice, cioè, cotture lunghe, qua okay. Non è un piatto, diciamo, che facciamo con 5-10 minuti, è un piatto che dovremmo preparare molto prima, oppure la mattina per preparare il pranzo. Bisogna farlo già dalla mattina alle 10, alle 9, bisogna cominciare. Quindi praticamente è una carne che poi va mangiata morbida, giusto? Morbidissima, una carne praticamente molto molto nervosa, questo grasso, con questo mezzo... Quest'osso, però secondo me molto sapida, con molto sapore. Buono. Davvero. Cottura molto lunga, deve essere molto morbida, altrimenti non riusciamo a mangiarle. Diventa buona per niente, okay. Se non gli diamo la cottura Quindi stracotta, cottura giusta. Quindi allora, ci armiamo di santa pazienza e adesso vi facciamo vedere come si fa. I passaggi ovviamente sono questi. Lo abbiamo preparato con un po' di anticipo perché i tempi, come vi abbiamo detto, sono lunghi. Però no, adesso il nostro chef ci fa vedere proprio quelli che sono i passaggi e gli ingredienti che accompagnano questo osso buco. Allora abbiamo bisogno di, qui vedo, sedano, carote e cipolla. Ok, andremo. Pomodoro. Il pomodoro, la farina, sì. Qua abbiamo prezzemolo e aglio, abbiamo una scorzetta di limone, il vino bianco, il burro, il sale. Niente olio, giusto? L'olio sì. Un goccetto. Ok. Allora, abbiamo messo del burro, la nostra noce burro, e andremo a mettere il nostro sedano, carote e cipolla, diciamo, tagliati a dadini. E quindi li facciamo rosolare con il burro? E li facciamo rosolare con il burro. Questa per me è una novità, mai visto rosolare sedano, carota e cipolla con il burro. Infatti, e quindi anche l'odore che arriva è completamente diverso. Sì. Allora, in un'altra padella andremo a mettere un goccino di olio. Prendiamo il nostro osso buco e gli andremo a tagliare la parte di fuori. Quindi la, diciamo, la parte, diciamo, una specie di pelle. Di pelle fuori, poi non sì, è la una parte pelle, fuori, che dopo, se no, rimane tirata, la tira e perde la sua forma. Ah, quindi la dobbiamo solo rompere? Sì, basta che tagliamo, ecco qua. Facciamo qualche incisione. Incisione. Facciamo andare il nostro olio. Mettiamo un po' di sale. Mettiamo la nostra farina. Chef, quanto è diverso l'odore del soffritto con il burro? Con il burro. È più delicato, sì, però. Sì, è vero, è più delicato, sì. Più dolce. Dopo c'è un sapore completamente diverso. Diverso, sì, è vero. Basta cambiare una piccola cosa. Ecco perché la cucina regionale è bellissima. Sì, è bellissima. Bella, bella. Andremo a mettere il nostro osso buco. Lo facciamo, diciamo, rosolare bene. Che profumino. Quindi il nostro osso buco lo facciamo praticamente, l'abbiamo infarinato, facciamo rosolare da una parte e dall'altra benissimo, okay. In modo che la nostra farina, praticamente andremo a sfumare con il vino, andremo a fare una demi-glace che dopo andremo a mettere in questo, e gli fa quel sughetto che rimane, quella densità che rimane, che avvolge alla fine il piatto, che conferisce tanto gusto. Tanto gusto. Ecco qua, andremo a rosolare dall'altra parte.
Poi credo che comunque sia anche abbastanza semplice. Sì, facciamo questo alcune è un piatto, operazioni diciamo, iniziali e poi facciamo cuocere. Non è complicato, è la cottura che è, lunga. È lunga. Non è che il piatto è complicatissimo. Okay. Ecco qua, questo praticamente abbiamo rosolato, possiamo spegnere e aspettiamo che una volta rosolato bene sì. da una parte e dall'altra, okay. 10 minuti da una parte e 10 minuti dall'altra, andiamo a prendere il nostro sobuco e lo andremo a mettere in il burro che abbiamo fatto rosolare con sedano, carote e cipolla. Sfumiamo quest'olio con il nostro vino bianco. Lo facciamo ritirare. Lo facciamo ritirare benissimo e andremo a fare quella cremina che serve a nostra. Operazione veramente semplicissima. Adesso buttiamo tutto qui dentro e andremo a mettere il nostro brodo. Ok. Cottura un'ora e mezza. Aspetta, mettiamo anche un cucchiaio di pomodoro. Ecco qua. Ok, quindi abbiamo utilizzato tutti gli ingredienti. Abbiamo utilizzato tutto, poi alla fine andremo a mettere. Adesso facciamo andare la cottura un'ora e mezza, due, in base alla grandezza e lo spessore di questo sobuco. Ok. E poi alla fine andremo ad aggiungere anche il prezzemolo. Andremo ad aggiungere gli altri ingredienti. Ok, un po' di pazienza. Ebbene chef, il tempo di cottura è trascorso. Un'ora e mezza, noi abbiamo questo prodotto che è eccezionale, morbido, che bello. Succulento. Quindi quello poi praticamente deve solamente ritirare il risultato. Deve ritirare tanto e deve cuocere. Quindi poi dobbiamo aggiungere anche l'aglio e il prezzemolo. Adesso andremo ad impiattare. Facciamo ancora un po'. Ma sai ritirare che questo sughetto, senti. È proprio invitante. Buono, buono, buono. Quindi questo adesso è tutto morbido, pronto da... Questo insomma, è un bel secondo. Pronto ad essere degustato. E questo andrebbe in abbinamento al risotto, vero? Questo andrebbe in abbinamento al risotto alla milanese. Ma che profumo invitante che ha, chef. A mettere una spolveratina di prezzemolo e aglio. E andremo a... Bellissimo questo piatto, chef. Pettatina di limone sopra per bello, dargli un bello, po' d'acidità. E voilà. Ecco qua. Che bello. Il nostro sobuco alla milanese è prontissimo, è prontissimo. No? Pronto. Ed è così invitante, chef. Anche col limone, senti? Ci sta proprio bene, questo insieme di profumi, si sente un po' la delicatezza del burro, perché comunque rimane quella dolcezza, sì, sì, quella morbidezza. Sì. E il burro che il ha fatto burro. Rosolare il sedano e carote e cipolla sì, dà sì, un sì. odore diverso, sì, un po' più morbido. Più morbido sì. Stupendo, chef. Bello. Allora, bella grazie. Oggi. Grazie a te. Splendido questo piatto, rifatelo a casa e fateci sapere se vi è piaciuto. Ci vediamo domani. Lo zafferano era utilizzato dagli antichi egizi per dare il profumo, per dare medicazione e dare anche il bel colore. Oggi sappiamo che zafferano aiuta anche nell'avere buona memoria e nella prevenzione contro malattie neurodegenerative.